L'apprendimento del bonsai, domanda che mi fanno sempre, ma io non ci arrivo, non capisco quello, non capisco quell'altro, perché è normale? Allora, faccio vedere. Non dovete avvilirvi, ecco, poi c'è chi è sicuramente più portato, chi meno, ma no, non avvilitevi. Com'è l'insegnamento? Io non è che devo insegnare tutto, che ne so, tutta la coltivazione, poi tutta la potatura, tutte le tecniche per piegare. No, non funziona così. Perché così non avrete gli elementi per apprenderle al pieno. Come funziona? La giusta tecnica è questa. Io devo, che ne so, un mattoncino sulla coltivazione, un mattoncino sulla filatura, uno sull'estetica. Attenzione, questi hanno colori simili, ma non sono la stessa cosa. A volte nel bonsai succede che c'è, che ne so, ad esempio, la tecnica di piegatura va di pari passo con la fisiologia. Sono due cose che si abbinano, ma non sono la stessa. O la filatura con la piegatura. Quindi attenzione, a volte ci sono delle sfumature da prendere nel bonsai che è importante saperle apprendere. Poi, che ne so, abbiamo detto filatura, styling. Rinvaso, metteteci voi potatura, che è importante. Cosa faccio? Una volta che io ho la mia infarinatura, ho imparato un pochino, che ne so, ci inizio ad aggiungere, non so, styling, diverse essenze, ok, ci aggiungo un po' di filosofia d'esposizione, ce ne sono, disegno, progettazione. Cosa succede poi? Io ho messo lì i miei mattoncini. Io farò fatica ad apprendere questo se prima non ho preso questo, se prima non ho preso questo, se non ho preso questo. Ma altresì farò fatica ad apprendere questo se prima non ho completato la mia fila di mattoncini. Perché? Perché sono cose che vanno di pari passo. Sulla coltivazione io capirò, perché un conto io te lo dico, ma devi anche farti una tua esperienza, io capirò come reagisce, che ne so, questa è la piegatura, capirò come reagisce. Allora, in base alla reazione, potrò tornare per dire ad avere una maggior competenza sulla coltivazione, sulla fisiologia. Allora, aggiungerò un altro mattoncino e poi un altro ancora. E poi un altro ancora. E poi un altro ancora. E così via. Un altro ancora. Un altro ancora. Quando sarò arrivato qua, potrò ripetere. Okay, poi non è detto magari che debba partire dalla coltivazione, posso tornare dalla filatura, piegature, filatura, devo imparare a filare meglio, la messa in sicurezza, per dire raffiatura, messa in sicurezza, tensionare i rami e quant'altro, preparazione, estetica. Io questi qua voi adesso non prendeteli nominalmente come sono, ma sono tutte discipline bonsai diverse perché il bonsai è un insieme di discipline, cioè parte dalla chimica del suolo alla biologia vegetale, ma arriviamo anche all'ingegneria, alle leggi della fisica e non dobbiamo oltrepassare i limiti delle leggi della fisica. Ok? Allora, arrivati qui, potremo ancora costruire un altro livello del nostro apprendimento. Ho dei problemi sui colori. Così, così. Arriveremo a un certo punto anche che magari andremo ad aggiungere questo e questo. Aia, però hanno un colore diverso. Stavolta l'ho fatta apposta. Questi colori diversi, cosa vuol dire? Che ho mal appreso una disciplina o l'altra, perché non tutti hanno la stessa predisposizione per una disciplina. Cosa vuol dire questo? Che magari ci sta che su un qualcosa sono un po' più indietro, mi faccio aiutare da un amico bonsaista, da un collega, quant'altro. È normale, ma l'importante è non saltare mai passaggi prima di ritornare. Questa è la formula per avere una formazione completa. Non funziona che io imparo prima tutto uno, poi tutto l'altro, ok? Poi tutto l'altro, come c'è chi dice, ah, vado. Io sono stato in Giappone, so tutta la filosofia, che cazzo ce ne frega né della filosofia, francamente. Devi fare una cosa incrementale, non è che fai, che ne so, un mese in Giappone e imparato tutti i perché della vita, no? Che anche perché non sono i giapponesi a insegnarmi, solo bonsaisticamente sì, il resto. Ok, per cui dobbiamo avere questa crescita, ta, 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 un livello alla volta. Non è un grafico a salire, ma è la ruota della fortuna, è circolare l'apprendimento, ok? Fino
fin qua ci siamo. Da qua si evince anche che chi ha giocato con il Lego da piccolo è facilitato. Arrivati a questo punto è una piantina che io ho preparato in 10 minuti, era una talea, l'ho pulita, potata, filata, tagliato tutto e vi faccio vedere velocemente come l'ho preparata, giusto per completezza. Ok. Questa è la pianta che un ragazzo che inizia col bonsai o comunque che non ha mai approfondito più di tanto può trovare intuitiva nell'andare a formare, cioè una pianta con l'apice, ramo destra, ramo sinistra, ramo destra, ramo sinistra, ma non sempre questo significa poi avere l'estro, perché poi andando avanti con l'apprendimento ti matura anche l'estro, certe cose ti diventano poi spontanee perché comunque le hai fatte e rifatte, quindi se non sei un babbo ti entrano in mente, e io uso anche la retorica per l'insegnamento tante volte, perché comunque uno adesso non perché mi piace trattare la gente da babbo, ma perché uno prima gli presento l'argomento, la volta dopo approfondiamo, poi ci torniamo, lui memore già delle infarinature precedenti apprende più facilmente. Questo è un mio metodo anche sulle lezioni online, chi ha seguito le lezioni online lo sa che però alla fine la gente apprende. Ok, allora dicevo, questo qua può essere una forma di una pianta, così chi inizia è in 10 minuti si fa. Poi magari faccio un altro video proprio con il video in presa diretta, magari metto il link sotto nei commenti. Ok, adesso vi faccio vedere però magari con un po' più di così esperienza cosa si può arrivare a fare. Ok, allora vediamo, lo sfondo non è dei migliori, ma poi vi faccio vedere da vicino, close up. Allora, già io ho messo un po' di filo sul tronco che si mette solo se serve. Principio qual è? Allora, la filatura, filo ben messo, ben stretto, tutto filato. E uno può dire, ma era una pianta difficile. Attenzione, perché la pianta difficile, la difficoltà tante volte sta nella vostra mente o nel limite della vostra esperienza, nella vostra casistica. Una pianta difficile a volte può diventare molto semplice, come magari inclinandola da una parte piuttosto che dall'altra. Cioè se io ho, per dire, una che ne so, una pianta così e gli faccio l'apice così, cosa mi succede? Vedete, se io la faccio mi rimane sbilanciata. Cioè se faccio una cosa del genere, no, mi rimane sbilanciata. Se io già la metto così mi rimane più bilanciata e posso andare magari a portare dei rami, magari in questo modo, posso anche scegliermi poi il fronte, portarmi dei rami in questo modo, in modo tale che vanno a completarmi, ok, un po' la forma, mettiamo un cuneo sotto, vanno a completarmi leggermente la forma, ok, tac, io qua vado compatto, ok, mi sono aggiustato un po' la forma. Questa pianta, questo ramo magari lo faccio andare davanti, anziché tagliarlo lo faccio diventare interessante, ok, questo vado a seguire, faccio dei palchetti, qui vado a compattare e via. Posso anche scegliere magari di portarla un pochino più sul fronte e renderla leggermente più interessante, faccio scalare. Vedete anche cosa ho ottenuto, che da una pianta che era alta con pochi rami sto ottenendo pian piano una pianta molto compatta. Perché? Perché giocando sull'inclinazione, giocando sull'altezza, compattando così, l'altezza della mia pianta automaticamente varia, cioè già così è più alta rispetto a così, poi così mi fa schifo, però io la metto così, ok, in modo tale che tende a così essere quasi aggressiva. Poi qui ho molta verticalità, beh, la posso girare anche in questo modo qua, chi me lo vieta? La parte morbida è quella sopra, allora faccio così. E cosa ottengo? Che ho ancora più dinamismo nella mia pianta. E adesso qua per fare massima tenuta ci ho messo un bel filo del 2, che è tanto per questa piantina qua, questa è una talea. Ragazzi, per fare questo video io mi sono investito quei bei 20 euro di talea, ok? Allora, qui
la porto in questo modo. Tanto ecco, quando iniziate con dei rametti, ramoscelli così semplici, è anche facile andarci a lavorare perché sono morbidi, sono facilmente lavorabili, no? Poi quando invece si va su piante un po' più complesse diventa più difficile. Qua andiamo a fare un ancoraggio. Ok, così mi aiuta a tenere meglio la curva, sempre filo esterno curva. Tac, tac, così, così. In the frattempo è andato tutto in tilt perché è andato sul riscaldamento. Adesso non so, dopo guardo fino a dove ha ripreso, perché intanto vabbè, andiamo avanti. Vi faccio vedere la pianta. Allora adesso la faccio vedere un pochino così, anzi giro il piano, se no inizia a diventare difficile. Allora, più o meno questo è il fronte. Così. Ok, inizia a essere difficile. Ok, allora vedete come dalla pianta prima, tac, ad antenna, apice, ramo, 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 ramo. Siamo arrivati in qualcosa di più scultoreo. Perché questo è importante? Perché questa pianta in futuro diventerà un cespuglio. La pianta, apice, ramo, 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 difficilmente terrà la sua forma, anzi, non la terrà. Così diventerà un cespuglio pieno. Noi abbiamo messo lì i rami primari, saranno il telaio della pianta. Facciamogli anche una bella potatura così, perché qua adesso vediamo un po' la forma un po' sporcata, la roba che cade e quant'altro. Allora potiamola via un po'. Tac. Che qua. Magari, ecco, tagliamo quei rami che sparano via un po' di troppo. Okay. Quelli che cadono in basso, quelli che sporcano la forma, noi li tiriamo via, tanto il nostro bonsai non serviranno in futuro. Quelli che escono dalla forma, cerchiamo di tenere. Ecco, in questo caso qua chiaramente non andiamo a potare eccessivamente le frecce, che sono quelle che danno anche vigore alla pianta, sennò ci si siede. A volte vedo io tante persone, magari anche nei concorsi così, che non stanno a fare una rifinitura, perché non è nella loro ottica, cioè nel senso non sono abituati a vedere quel tipo di rifinitura, ed è un errore perché comunque potrebbero poi ottenere anche risultati migliori estetici. Ricordatevi che quando fate un buon lavoro non si misura in like, cioè io, ecco, devo dire ad esempio una cosa che mi aveva fatto così molto piacere, sia quando avevo vinto il talento italiano sia il talento europeo, che in tutte e due le occasioni mi avevano chiesto di vendere la pianta. Poi tra l'altro italiano non avevo venduto, talento europeo sì, perché ero a Vienna, per cui era un casino anche per portarla in Italia, cioè me la devo far spedire, non potevo, o la mettevo in valigia imballata. Però è una pianta che non mi piaceva neanche tanto, ecco. Però ecco, questa cosa qua, quello lì trovi consenso, nel senso, non è tanto il like, ai tempi non c'era, quando ho vinto io non c'erano i like, non era tanto quello. Però ecco, il consenso di una persona che dice, senti, ma me la vende, ecco, quello lì sì, cioè come adesso che ne so che pubblico i miei lavori e ci sono i ragazzi che mi contattano per venire da me, per la loro formazione e tutto quanto, no? Quella cosa lì ti riempie il cuore di gioia, cioè vuol dire che il lavoro che hai fatto è buono, non è un ruffianarsi, le persone, io ti metto il like e tu mi metti il like, ecco così. Ecco, quello lì è una risposta sincera. Ok, allora, dai, bene o male ci siamo, adesso spero che si veda il dettaglio. Se caso poi chiudo il video facendo un close up di sta piantina qua, così vediamo insieme, perché ha anche qualche difetto, però non diciamolo troppo. Allora qua, più o meno, no, non è questo, ma più o meno potrebbe essere. Allora, qual era il fronte? No, questo qua. Ho usato questo che non c'ha un segnafronte, vabbè, dai, meno male, più o meno questo.
poi uno può inclinare di più, di meno, secondo il dinamismo che vuol dare. Comunque il concetto è sto qua, ragazzi, è per farvi capire che a volte magari fare anche un qualche cosino lì diverso dipende dal vostro livello di apprendimento. Non preoccupatevi se all'inizio magari viene un lavoro scontato e vi sembra o di non filare bene, di non fare un palco bene. Vi faccio vedere ad esempio i lavori di qualche mio allievo che pian piano è cresciuto e ancora non si sente pronto. Perché questo? Io neanche li spingo, anzi io sono dell'idea di quando uno si è pronto veramente deve andare e fare una bella figura, la defiance, il lavoro, così la scusa, ah sì, ma perché era un lavoro difficile, perché era la pianta difficile, il lavoro che va capito, cioè come che ne so, mi sembra la Fiat Duna che è la macchina che andava capita, no, cioè il bonsai è un'arte visiva. Deve essere, deve piacere, e poi vabbè c'è la difficoltà del materiale, ci sta, però alla fine un concetto estetico deve piacere, non può piacere il brutto solo perché era difficile, non lo consideri bonsai, così come la Duna non andava capita, secondo me l'hanno capita in pochi, ecco, insomma vabbè. Quindi sapete la storia che praticamente il designer della Duna aveva scelto lui gli ingegneri che davano il consenso per cui ha fatto il disegno, ha attaccato il culo alla Duna, ha dato il consenso e gli ingegneri, siccome erano stati scelti da lui, ha detto sì, avevano approvato, cioè insomma poi vabbè è chiaro che l'ultima parola arriva al CDA quando hai tutte le carte sul tavolo. E, è una cazzata, non è vero. No, vabbè. Vabbè, vi faccio vedere la pianta da vicino. Intanto vi racconto, ecco qua ho legato, ho messo un filo, mi manca un filo, vabbè, fa niente. Intanto per la vostra didattica pensateci, Ivo Saporiti, studio bonsai in Subria. Allora, dai, eccolo qua, il fronte più, i colori fanno cacarissimo questa camera, poi magari la rifaccio. E, però ecco che volevo farvi vedere, ad esempio, era le curvature del tronco, che non era, non ho lasciato il tronco dritto così com'era, ma più che altro l'inclinazione che ha fatto sì che potessi compattare questi. Se pensate dalla foto originale i rami erano molto più radi, ok? Sì. Questo è un po' più basso. Sì, poi qua sono quattro pelucchi chiaramente dal lato, c'è anche la profondità, non è solo bidimensionale, qua vedete quanto rientra.